Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Al Grande Fratello VIP 6 sono state diverse le storie d'amore che hanno appassionato i telespettatori, che ve lo dico a fa. Si è parlato ad esempio del famoso triangolo tra Alex, Soleil ed Elia, ma anche delle vere e proprie relazioni nate nella casa, come quella tra Sofia e Alessandro. I fan hanno anche sperato potesse esserci del tenero tra Jessica e Baru, pensaci tu. Fuori dalla casa, però, sembra che la principessa se la si è, con l'accento sulla E, si sia avvicinata a un altro protagonista del reality. Volete sapere di più? Allora rimanete lì che adesso vi racconto tutto. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi al canale e seguitemi anche su Telegram per non perdervi tutte le notifiche. Jessica Selassie è stata al centro della tension per una parte del suo percorso al GF VIP per via della sua presunta relazione con Baru. Se ne è parlato in lungo e largo. Sebbene tra i due non ci sia mai stato niente di ufficiale, i telespettatori hanno sempre notato la complicità tra i due, augurandosi che potesse prima o poi presto nascere una bella storia d'amore. Alla fine però, tra Jessica e Baruito non c'è stato nada de nada. Anche un'altra relazione che sembrava essere vicina al lieto fine si è conclusa in maniera improvvisata e imprevista, ossia quella tra Miriana Trevisan e Biagio Danelli. I due che becco fa, si sono lasciati immediatamente dopo l'eliminazione di Miriana dal reality, e questo vi fa capire quanto puri erano i sentimenti e le emozioni. Vabbè, ora però il tempo è passato, l'acqua sotto i ponti è passata, i fiumi sgorgano, quindi le dinamiche sembrano essere cambiate radicalmente. Diversi ex GFini, infatti, si sono incontrati in un nightclub milanese di lusso, ovviamente, per festeggiare il compleanno di uno di loro. Ok. Tra i presenti c'erano Jessica Selassie, Biagio Danelli, Alex Belli, immancabile, Tommaso Zorzi, Valeria Marini, Clarissa Selassie, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis. Quindi una bella combriccola, ecco. Danelli ha documentato con foto e video l'intera serata trascorsa con gli ex compagni d'avventura, e una di queste immagini però non è sfuggita ai follower. È possibile vedere infatti Biagio mentre durante un ballo bacia sulle labbra Jessica Selassie. Ai 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 ai. Immediatamente si sono scatenate molte reaction sui social, e anche se potrebbe trattarsi di un semplice momento di divertimento, perché ultimamente per divertirsi ci si limona come se non ci fosse un domani, c'è chi ipotizza che sia nata una relazione tra i due. Eh sì, c'è chi lo ipotizza. Ad aumentare le probabilità che tra Jessica e Biagio ci sia una vera e propria relazione e che non ci sia stato un semplice momento di gioco sono gli altri video pubblicati dallo stesso Danelli nel corso della serata. In questi ultimi è possibile vedere una grande, un po' troppo grande complicità tra Biagio ed entrambe le Selassie presenti. Poliamore, eh? Vabbè. In particolar modo in uno dei filmati l'opinionista chiede a Jessica di dirgli quanto bene gli vuole da 1 a 10. E la Selassie risponde immediatamente col sorriso replicando 11, oh l'amore è bello vicino a te, fiorin fiorello. La complicità tra i due è sembrata essere quindi tangibile per tutto il corso della serata. In altri video invece è possibile vedere Biagio che bacia più volte Jessica sulla guancia, sì, un po' dappertutto perché ovviamente bisogna variare. Quest'ultima sembra essere molto divertita e Danelli gli domanda anche più volte se si è fidanzata, se non si è fidanzata, insomma ci sta sondando il terreno, ecco. I fan si sono subito divisi e mentre c'è chi crede che tra i due stia nascendo qualcosa, c'è chi ipotizza che la coppia abbia voluto solamente divertirsi nel corso della serata, e anch'io la penso leggermente. A sostegno di questa ipotesi ci sono anche le tante risate della Princess anche dopo il bacio con Danelli. Perché se arriva lì un ragazzo, ti limona e te ridi, vuol dire che ti ha gustato, no? Se no ti arrabbi, vabbè. È probabile quindi che i due si siano lasciati andare, vista l'atmosfera festosa, e abbiano voluto scherzare un po', tornando al centro dell'attenzione dei loro follower. Ad ogni modo, sembra che comunque tra Jessica e Baru non sia nato niente. E questo è acclarato, come dice la D'Urso, neppure fuori dalla casa, e che invece Miriana sia solo un ricordo per Biagio. Non è da escludere quindi una love story, una storia d'amore tra la Selassie e Danelli. Adesso che mi ci fate pensare, non me ne può fregare di meno. Voi che cosa ne pensate invece? Anche a voi non me ne può fregare di meno? Oppure vi interessa? Vi piacerebbe vedere questa nuova coppia? Che sia coppia, diciamo, una roba del genere. Credete che i due possano veramente avere una relazione, magari adesso ancora in fase embrionale, ma che poi noi siamo piccoli, ma cresceremo? Oppure si è trattato di uno scherzo per attirare un po' l'attenzione dei fan?
io la penso così. Comunque, fatemi sapere su qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se secondo voi, praticamente detta nel mio linguaggio, ci credete, è una minchiata colossale. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per il resto lo sapete, mettete un like, registratevi al canale, cliccate la campanella, vi ricordo di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche, e alla fine vi lascio con la domanda, non posso non farvela. E voi? Quanto bene volete lo Zionato? Da 0 a 1000? Scrivetelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Io 1000. Ciao, bedazzi.